La pet therapy è una coterapia che si basa sulla promozione di alcune caratteristiche migliorative su determinati fruitori, per esempio promuovere il benessere della persona, quindi dargli più motivazioni, più voglia, insomma, di vivere, di partecipare all'attività quotidiana, dare emozioni positive, dare delle opportunità per fare delle attività motorie, per andare all'esterno. E dare una maggiore integrazione sociale alla persona, quindi farla sentire meno solo, poter partecipare, abbattere quella solitudine morale, cioè quel senso di non appartenenza, per esempio in una determinata situazione, che può essere una comunità o può essere una casa di riposo, e dargli un maggior senso di integrazione sociale, sentirsi meno emarginato, sentirsi più accettati. Può intervenire su processi di riabilitazione della persona, vale a dire diminuire il peso di una determinata disabilità, fare degli esercizi per migliorare la propria condizione, la propria performatività cognitiva o fisica. Può essere un'attività di coadiuvanza, vale a dire un'attività che si sposa benissimo con altre attività terapeutiche in essere, come per esempio, che ne so, una terapia cognitiva piuttosto che una terapia fisioterapica. Oppure anche essere, diciamo, sinergica ad altre attività coterapeutiche, come per esempio i laboratori artigianali, l'ortoterapia, la cromoterapia, la musicoterapia. Quindi diciamo che è un'attività che ha delle grandissime opportunità diciamo, di applicazione, moltissime opportunità in senso proprio migliorativo della persona. La cosa importante, tuttavia, è cercare di fare in modo che questa attività venga fatta sulla base di precise istanze scientifiche e precise evidenze per quanto riguarda proprio gli aspetti migliorativi. Anche perché, come sappiamo, che ne so, un malato di Alzheimer ha bisogno di fare un certo tipo di attività, ha certi bisogni, che sono per esempio bisogni di attività cognitiva, di memoria, di risonanza, e quindi di ricordi emozionali, di attività diaristiche, di attività di rimembranza, di attività. Quindi di ripercorrere quelle che sono le sue storie, quindi dargli la possibilità di ricordare. Viceversa, un bambino iperattivo ha bisogno di fare delle attività di calma, ha bisogno di strutturare il proprio comportamento, di diminuire quelle che possono essere le fluttuazioni di arousal. Ecco, la cosa importante è fare in modo che le attività di pet therapy siano correlate alle istanze, ai bisogni. Per far questo è necessario individuare prima di tutto degli obiettivi di miglioramento. Questi obiettivi di miglioramento sono sicuramente stabiliti dalla figura di riferimento, cioè non è il proponente un progetto di pet therapy che deve intromettersi in qualche modo, sostituirsi al terapeuta già, e alle terapie vigenti. Quindi il nostro compito è quello di essere dei facilitatori, cioè andare sul fruitore, mantenendo gli obiettivi già prefissati e cercando di aiutare quel fruitore a raggiungere gli obiettivi già vigenti. Quindi è un'attività sussidiaria, un'attività di facilitazione che si basa appunto sul non aggiungere altri obiettivi, non mettere in discussione, ma cercare di aiutare la persona a raggiungere gli obiettivi già vigenti. Ora, per fare questo è necessario, dopo aver definito gli obiettivi del progetto, cioè cosa andiamo a migliorare in quel particolare paziente, andare a stabilire e individuare quali attività di relazione possono essere utili per quel fruitore. Cioè, non possiamo dire che il cane fa bene. È assolutamente una visione, come dire, magica, una visione sostanzialistica, vale a dire pensare che si possa applicare la relazione col cane esattamente come noi mettiamo il sale nell'insalata o lo zucchero nel cappuccino. Cioè, non possiamo affrontare le relazioni in maniera sostanzialistica. Dobbiamo far sì che le grandi capacità di promozione relazionale che sono presenti negli animali, quindi la grande capacità dell'animale di entrare in sintonia con il paziente, di dargli l'opportunità di esprimersi, eccetera, però vengono poi indirizzate su delle attività che vanno a esercitare gli ambiti della persona che sono migliorativi per quella persona. Vale a dire, non posso dare spazio al delirio, fare dei giochi di finzione con uno schizofrenico, quando il suo bisogno è quello di essere maggiormente, come dire, radicato nella sua realtà, quindi diminuire il delirio. Quindi è chiaro che io andrò a fare delle attività precise. Questo è, diciamo, il grande obiettivo della pet therapy, quindi non tanto applicare un cane, mettere un cane in relazione con un paziente, però
quanto andare a stabilire delle precise attività di relazione che sono completamente diverse nei diversi pazienti, perché diversi sono gli obiettivi. Quindi, che ne so, nell'autismo andremo a diminuire le tendenze di ecolalie, le tendenze di fissazione su un determinato dettaglio, le tendenze ripetitive, e andremo invece a promuovere le capacità relazionali della persona, la capacità esplorativa. Quindi tutta una serie di caratteristiche che sono completamente diverse, come, che ne so, su un ragazzo nell'ambito del bullismo. Nel bullismo devo fare una promozione sociale, devo promuovere la prosocialità del ragazzo, e in questo caso andrò a fare per esempio delle attività di cura. Sono attività differenti dalle attività di gioco. Un anziano solipsistico che invece ha bisogno di una stimolazione emozionale e motivazionale farò attività di gioco. Ecco, questo per far capire che è assolutamente scorretto dire che il cane fa bene o la relazione col cane porta fuori ciò che di meglio c'è nella persona. Bisogna fare una prescrizione attenta, cioè andare a definire delle specifiche attività di relazione, quelle che vanno a esercitare e danno campo espressivo a quelle parti del sé che hanno bisogno di essere fortificate in quella precisa persona. Sappiamo per esempio che le attività di cura sono molto utili per ragazzi che hanno un po' di egocentrismo o tendenza a non essere in grado di sviluppare empatia nei confronti degli altri, non avere una sufficiente cura del sé. Ma queste stesse attività, che sono estremamente beneficiali per questo tipo di utente, potrebbero essere compromissorie invece in un anziano che abbia già ansia da cura e che quindi io vado ad aumentare quest'ansia, e quindi assolutamente sono attività da evitare. Ecco, questa è la prescrizione. La prescrizione quindi è conoscere cosa ogni tipologia di attività di relazione produce e andare a prescrivere con oculatezza. Quindi avere delle leve di prescrizione significa sapere che quell'attività di relazione è utile per quel particolare paziente, per quel particolare obiettivo, e invece quell'altra attività di relazione può essere dannosa a quel particolare paziente. Ecco, quindi la pet therapy va affrontata in maniera seria, in maniera rigorosa, avendo un quadro chiaro di che cosa produce un'attività di relazione. Uno strumento molto potente, che tuttavia, se applicato in maniera scorretta, può produrre dei danni. Quindi è molto importante avere una consapevolezza, non banalizzare questo tipo di attività, tenere presente che dà dei risultati veramente eccezionali, però se è fatta con chiarezza epistemologica, cioè con chiarezza su cosa vado ad applicare, quale metodologia scegliere, che tipo di attività. Conoscere quindi le plusvalenze, le minusvalenze di ogni tipo di attività e andarle a prescriverle in modo corretto. Anche gli operatori devono essere preparati, devono essere quindi in grado in seduta di promuovere la relazione con l'animale, quindi fare in modo che la persona veda nell'animale un soggetto diverso, quindi abbia capacità di incontrare, voglia di incontrare, voglia di mettersi in gioco e quindi di sviluppare tutte le plusvalenze relazionali che ci sono, ma nello stesso tempo l'operatore deve essere in grado di andare a suscitare le attività di relazione beneficiali e andare a chiudere e a deviare quindi su altre cose tutte le volte che il paziente mette in atto o implementa delle attività che possono essere compromissorie per lui. E questo deve essere molto chiaro, cioè deve essere molto chiaro il fatto che non si deve lasciare al paziente esprimere in maniera totalmente libera determinate attività di relazione, perché purtroppo c'è la tendenza da parte del paziente di mettere in atto proprio le attività di relazione che sono problematiche per lui. Ecco, quindi è importante che l'operatore non sia solo un conduttore di cani, ma sia un vero e proprio arbitro di relazione, capace di promuovere la relazione, di configurarla verso le dimensioni di relazione utili al paziente e soprattutto di vigilare sulla relazione in modo tale che non ci sia mai una compromissione nell'ambito del benessere o un'esposizione ai rischi che inevitabilmente, quando si fanno queste attività così complesse, si possono mettere in atto per la salvaguardia sia del paziente che dell'animale, naturalmente coinvolto in questo processo.